prima giunta itinerante per la regione Lombardia che consuma la sua prima tappa proprio a Brescia. Il presidente Roberto Maroni arriva alle 16 in Piazza Loggia e deposita insieme al sindaco Adriano Paroli e al presidente della provincia Daniele Molgora una corona sul monumento dei caduti che ricorda la strage di Piazza Loggia. Presenza importante quella della giunta leghista che è composta da tre bresciani. Una giunta itinerante, la prima di una lunga serie, la prima a Brescia, ha l'obiettivo di ascoltare quelle che sono le richieste, le istanze, le proposte delle istituzioni locali. Non a caso parteciperanno il sindaco di Brescia Adriano Paroli e il presidente della provincia di Brescia Daniele Molgora, che sottoporranno alla giunta una serie di proposte alle quali poi la giunta stessa risponderà nell'arco di poco con una nuova giunta che tornerà a Brescia molto presto. Si parlerà anche di Caffaro? Sì, ci sarà una comunicazione dell'assessore regionale all'ambiente Claudia Terzi sull'ambiente proprio. Sì, è una grande soddisfazione che la prima giunta itinerante abbia scelto Brescia e oggi siamo qua essenzialmente per ascoltare il sindaco e il presidente della provincia, dove ovviamente molti argomenti da me sono conosciuti per la mia esperienza come amministratore locale, però ci sono argomenti che riguardano tutta la provincia che sicuramente vanno approfonditi ed è giusto che anche gli altri assessori conoscano a fondo la realtà bresciana. È importante il tempo che la regione ci ha dedicato, dice il sindaco Adriano Paroli. Abbiamo discusso insieme le urgenze del nostro territorio e siamo certi che la regione farà il possibile per aiutarci. Dal canto suo Maroni analizza i punti fondamentali. Sul caso Caffaro è stato già detto, l'assessore Terzi e il vicepresidente Mantovani hanno fatto una relazione dettagliata di tutta la storia, delle novità di ieri, quello che è stato detto in questo incontro. Sono stati sbloccati i 6,7 milioni di euro che finanziano l'accordo di programma del 29 settembre del 2009. Noi abbiamo preso l'impegno come Regione Lombardia, noi siamo impegnati in base all'accordo di programma a svolgere alcune delle attività che sono le più importanti, sono invece in capo alla società in house del Ministero dell'Ambiente, SOGESID. Noi vogliamo però, come ho detto prima, essere coinvolti e governare il processo di bonifica dell'area come Regione Lombardia e quindi abbiamo illustrato alcune delle iniziative che intendiamo prendere per garantire l'immediato avvio di tutte le opere previste. Costituiremo un gruppo di lavoro regionale sotto la regia della Regione che coinvolge tutti gli enti locali, l'ARPA, l'ASLA, i rappresentanti delle università e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale e del Ministero dell'Ambiente. Adesso che sono stati sbloccati questi fondi bisogna intervenire subito. Saranno sufficienti? Io temo di no, questi 6,7 milioni, per cui abbiamo ovviamente anticipato al Governo la necessità di che dia garanzie per la copertura finanziaria di tutti gli interventi necessari, sapendo che Comune e Provincia hanno dato, ma che anche per i vincoli del patto di stabilità non sono in grado di garantire interventi rilevanti. Il Governo può farlo, deve farlo e quindi la Regione garantisce che questo avverrà nei tempi più rapidi possibili.